Salve ragazze, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Oggi vi parlo di auto abbronzanti. Allora, dopo anni, ho capito che prendere il sole non fa bene. Sono stata una grande fruitrice di lampade solari, lettini solari, docce, poltrone, di tutto. Purtroppo lo dico con cognizione di causa adesso perché onestamente adesso mi rendo conto che non avrei dovuto fare tutto quello, tutta quell'esposizione. Oltre a quello, conduco un lavoro nel periodo estivo che mi porta a stare sotto il sole, proprio sotto il sole, e anche nelle ore più calde della giornata, e nonostante protezioni solari anche diciamo piuttosto pesanti sul contorno labbra, sul contorno occhi, a fine stagione estiva ritrovo sempre o un neo in più, o una macchietta in più, o un segnetto in più. Nonostante sia molto attenta, sono onesta. Perché dopo l'intensive, la fase proprio di lampade a go-go che facevo in passato da giovincella, mi sono resa conto che sulle gambe sono usciti dei nei che io prima non avevo. Insomma, adesso all'età di 28 anni, veneranda, ho compreso che i danni sono veramente molteplici e non sono quelli estetici. Come tutti noi sappiamo, perché il sole di oggi, ragazze, non è il sole di un tempo. Cioè, io mi rendo conto, e ve lo dico molto tranquillamente, in 10 anni di lavoro estivo, quindi sotto al sole, mi rendo conto di non percepire più le sensazioni piacevoli che magari si potevano avere 7, 8, 10 anni fa. Nel prendere il sole o nel stare sotto al sole. Adesso il sole picchia, cioè adesso il sole è pericoloso, ma veramente pericoloso. Motivo per cui, se vogliamo la pelle colorata e un po' abbronzata e dorata, io utilizzo gli auto abbronzanti e non me ne frega una cippa, anche se puzzano, anche se, perché non ci prendiamo in giro, gli auto abbronzanti in generale fanno puzza. Cioè, qualunque sia l'auto abbronzante, se contiene questo principio, cioè il DHA, che io ho acquistato direttamente su Aromazona al prezzo di 2 euro e contiene 10 grammi di polvere, ecco. Tutti gli auto abbronzanti contengono il DHA. Il DHA puzza. Puzza, può essere della Collistar, può essere della L'Oreal, può essere della marca più prestigiosa. Puzzano, non c'è proprio storia. Puzzano perché dopo che si assorbe, proprio viene fuori dalla pelle. La pelle rigetta praticamente questo odore mostruoso di auto abbronzante. Ovviamente ci sono quelli che puzzano di più, quelli che puzzano meno, ma tutti puzzano e io ne ho provati, ve lo garantisco. Quindi, come vi dicevo, questo DHA, ecco, proprio in fase di sperimentazione, la sottoscritta l'ha acquistato proprio per produrre un'auto abbronzante fatto in casa, bio e fatto in casa. Ho comprato il principio e l'ho inserito tipo mezzo cucchiaino, una punta di cucchiaino in 5 mg, sì, 5 mg, in 50 ml di gel d'aloe. Quindi ho preso una confezione, ho messo il gel d'aloe e poi ho inserito una punta di DHA, una punta di cucchiaino di DHA. Mescolando bene bene, ho fatto sciogliere il principio nell'aloe. Mi raccomando, no, non nelle creme perché non si scioglie. È idrosolubile, non è liposolubile. Nel senso, si scioglie nelle sostanze acquose. Il gel d'aloe è proprio una sostanza liquida, acquosa. Correggetemi se sbaglio. Comunque, infatti dice effect auto abbronzante. E nulla, io l'ho utilizzato sul corpo, sul viso, dappertutto, anche perché trattandosi di gel d'aloe mettevo in frigo e poi me lo spalmavo. E all'inizio notavo che questa puntina non era sufficiente, quindi ci ho messo proprio un cucchiaino intero dentro 50 ml di gel d'aloe.
E poi a quel punto abbronzava alla grande, proprio dava un bell'effetto. Vira un po' sull'arancione, però se lo si riapplica, cioè vira sull'arancione nella fase di scarico, no? Perché poi ci sono quei 5-6 giorni, 7 di copertura dell'autobronzante. All'inizio, bang, effetto proprio, no? Bellissimo. Poi man mano va verso l'arancione. Ecco, proprio quando va verso l'arancione io l'ho sempre riapplicato, quindi sono sempre stata molto costante nell'applicazione, anche perché mi fa piacere vedere la pelle colorata. Adesso non sono molto colorata perché sono nella fase down. Al prossimo video sicuramente mi vedrete abbronzatissima. E quindi nulla, ho utilizzato il DHA per parecchio. Solo che onestamente ho notato che in genere, mi dava questa sensazione di secchezza intorno alle mucose, perché io veramente lo applicavo ovunque, cioè il gel d'aloe lo applicavo ovunque, anche, cioè proprio dove non, magari non si dovrebbe. E questo effetto, diciamo, di secchezza mi durava per tutta la settimana, insomma, dovevo contrastarlo con l'applicazione di creme contro creme e qua e là. Quindi ho detto, vabbè, sarà il DHA. Pertanto, cosa ho fatto? Ho comprato il St. Moritz effetto dark, acquistato su eBay UK. Il costo è di 7 euro, 8 euro, incluso di spedizione. È una mousse, ve la faccio vedere, si agita, poi si spreme, io la metto nel tappino, così, e in genere la applico col pennellino sul viso la applico sul pennellino. Cosa faccio? Questo autoabbronzante ha due capacità, la prima di colorare immediatamente, di pigmentare immediatamente la pelle. E quindi tu lo applichi e già hai questa bella doratura sul viso, sulle gambe. Ovviamente lo lasci lì per la giornata, la serata, che sia, e nel frattempo si attiva anche il suo secondo effetto, cioè quello di autoabbronzante. Quindi hai un immediato impatto visivo di abbronzatura, ma quando vai a lavare la gamba piuttosto che il viso, sì, va via il prodotto, ma ti rimane l'autoabbronzante, cioè ti rimane l'effetto autoabbronzato, cioè l'autoabbronzatura, si attiva il procedimento. E io onestamente mi trovo molto bene, nel senso che anche se per il corpo, infatti, dice, vabbè, instant bronzing, quindi abbronzatura istantanea, longer lasting, fast drying, no, vabbè, si lava velocemente e non macchia. Sul non macchia non lo so. No, mi sa che non macchia, no, non macchia, perché infatti mi ero fatto una, no, non macchia. Cioè, nel senso, dopo il lavaggio la maglia o lo slip rimane pulito, per carità. E nulla, quindi questo qui sul viso lo applico col pennello e abbondo, proprio abbondo, lo lascio tipo in posa 2-3 ore quando so di non dover incontrare nessuno e di stare chiusa in casa, di dover stare chiusa in casa. Ovviamente dopo le 3 ore sciacquo il viso, va via la parte che colora, ma rimane l'effetto autoabbronzante, quindi sei dorata, bella, una bella abbronzatura. Io ho preso il dark perché ovviamente se lo dobbiamo fare facciamola bene questa abbronzatura, quindi non ho preso il medium, anche perché poi di carnagione sì sono chiara, ma un po' olivastro, non ho idea di che sottotono ho, ancora devo capirlo. Resta il fatto che con il dark ho un impatto proprio bello sulle gambe, e onestamente l'anno scorso ho avuto poco modo di utilizzarlo sulle gambe, anche perché ero piuttosto abbronzata. Sulle gambe è fantastico, cioè adesso io non ho preso ancora sole per niente, se non la forma della canotta quando vado a camminare, a fare le passeggiate o a correre. Quindi l'ho applicato sulle gambe 2 settimane fa. La resistenza è di una settimana, cioè l'autoabbronzante rimane per una settimana, cioè il colore sulla gamba rimane per una settimana. Poi l'ho riapplicato e onestamente i risultati sono, ora non so se è carino farvi vedere la gamba, ma comunque sono veramente molto molto buoni, nel senso che il colore è molto vivo, vivace, bello. Ve lo consiglio perché onestamente acquistare prodotti costosi, ho usato prodotti della Dove, ho usato prodotti della Bottega Verde, ho usato l'autoabbronzanti della L'Oreal, ho usato una, diciamo, una caterva di autoabbronzanti nel passato,
Ma poi ho sempre abbandonato l'idea di utilizzarli perché mi davano questo effetto finto, comunque passeggero, cioè veloce, non durava nemmeno 2-3 giorni e già dovevi star lì a riapplicare, a riapplicare, a riapplicare. E mentre con il DHA non tanto, ma con questo io una settimana riesco veramente a mantenere un colorito decente, anche perché ti trovano in inizio settimana e dico, mamma mia quanto sole hai preso, eh sì, ho avuto abbronzante. E ti trovano a fine settimana, mamma mia come sei sbiancata, ma com'è? Ecco, quindi diciamo, mentre col St. Moritz ho una costanza, diciamo, del colorito, mettiamola in questa maniera. E nulla, ragazzi, io mi sento di consigliarvelo anche perché, essendo una mousse, è molto leggero, non è appiccicosa, non è quel pappone che bisogna mettersi sul viso. E poi la durata, è una buona durata e mi piace, mi piace. Ecco, nel frattempo la mousse ovviamente perde volume. Eccola qui. Io poi la andrò ad applicare sul viso col pennello, ovviamente come se stessi applicando il fondotinta, identica, collo e poi magari con le mani anche lo passo qui, attenzione lavatevi subito le mani, lo passo sulle spalle per uniformare un po', ecco è modulabile, questo volevo dire, è modulabile, quindi se lo applico una volta mi dà un effetto medium, se lo applico due volte mi dà un effetto dark, diciamo, ecco proprio così. Spero di esservi stata d'aiuto, non spendete patrimoni sugli autoabbronzanti, ma basta che vi accertate che siano comunque, che non abbiano schifezze mostruose all'interno, insomma, ecco, almeno quello. Un bacione, buona abbronzatura.